alla prima giornata di campionato di calcio a 5 e per lo United Aprilia è un momento atteso da oltre 3 mesi, dal giorno in cui vincendo il campionato di Serie D si è garantita la possibilità di vivere un momento importante della sua storia sportiva, l'esordio in Serie C2 contro il forte Colleferro, deciso a giocare un brutto scherzo alla squadra allenata da Mister De Angelis. Dal palazzetto dello sport di Aprilia un cordiale buon pomeriggio da Enrico Pasquali Coluzzi, Hamazawa, 9 Navarra, 10 Graziani, mentre c'è subito la prima occasione da rete. L'Aprilia non ha fatto in tempo a battere il calcio d'inizio che subito si è resa pericolosa con Galieti. Gioca a 2 tocchi con discreta velocità, buona circolazione perimetrale. Adesso da parte del forte Colleferro che ha una buona chance, tiro in porta e gol. Alla prima occasione segna dunque la formazione del forte Colleferro. È andato a segno Tetti con un preciso diagonale. C'è un giocatore dello United Aprilia che infastidisce il portiere Tantari, parte Galieti, il tiro in porta e arriva il pareggio con questo siluro centrale. Pallone che passa raso terra in mezzo a una selva di gambe e poi alla fine termina in fondo al sacco. Dunque pareggio da parte dello United Aprilia. Hamazawa prova ad accendersi, Hamazawa non riesce a superare l'ultimo avversario. Poi arriva con questo take vincente la conclusione. Bel pallone adesso che viene però giocato in maniera pessima da Tetti, che cerca di andare a contrastare il numero 5 Musili e poi la conclusione. Poi costretto a dare all'indietro per Minchella, che calcia in porta direttamente, insidioso questo tiro, aveva fatto male cogliendo il gol del pareggio. Parte proprio lui, Galieti, il tiro in porta e arriva dunque il 2-1 per lo United Aprilia. Una sentenza questo tiro di Galieti, il secondo nel finale di tempo dopo la rete da parte di Tetti. Ancora Tetti cerca questa conclusione di sinistro, semplice rimessa laterale, già battuta, ancora Hamazawa. Adesso se ne va sulla destra a Santia, subisce fallo, si prosegue, Santia il sinistro, è attento e concentrato Minchella che poi subisce una carica. Hamazawa che gioca sulla destra il pallone, poi riceve nuovamente, buona combinazione con Santia che scarica il sinistro, colpisce la parte superiore della traversa. Hamazawa costretto a indietreggiare, poi cede il pallone a Tantari, altro tiro in porta di Tantari che dimostra di avere un piede destro piuttosto educato. Altro pallone che viene toccato all'indietro per Cianfanelli, Musilli, destro di Musilli, arrivata la parata di Tantari. I 2 minuti scadono velocemente. Bernoni in sinistro e trova il jolly sul primo palo, pallone che termina sotto l'incrocio, sorpreso nettamente Tantari, 3-1 per l'Aprilia. Servendo lo stesso Tetti, ancora Hamazawa che si è defilato a sinistra, calcia in porta Hamazawa e Minchel è concentrato. E anche un'espulsione, tanto c'è stato il destro direttamente in porta da parte di Graziani, intercetta e regala solo calcio d'angolo. Attenzione, intanto calcio di rigore, c'è la possibilità per Tetti di accorciare le distanze, calcia in porta e miracolo da parte di Minchella che riesce a leggere bene le intenzioni del calciatore avversario. Foglio che appunto determina, attenzione, intanto è arrivato il gol da parte del forte Colleferro, il gol del 3-2, è stato bravissimo questa volta Felici a sorprendere sotto le gambe Minchella, ha riaperto la partita dunque Felici. Sbaglia Minchella, alla fine Hamazawa ha capito tutto, doppio passo di Hamazawa, il tiro in porta di sinistro, Minchella c'è sul primo palo a dare aiuto nella metà campo avversaria. È tutto pronto dunque per questo tiro libero, il sinistro, il pallone termina sul fondo ed era l'ultima opportunità di questa partita per quanto riguarda il forte Colleferro, che esce dunque sconfitta. Brava la United Aprilia a mantenere dunque questo vantaggio nonostante questa grande occasione nel finale. Vince 3-2 lo United Aprilia, questo bel confronto, questo esordio contro il forte Colleferro. Ed è tutto da Enrico Pasquali Coluzzi, un cordiale arrivederci, a risentirci per i prossimi impegni con Mondo Futsal.